Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno. Tempo ordinario. 17ª settimana, domenica, nel ciclo delle domeniche anno B. Il pane di vita. Dio ce ne ha parlato sempre, anche se sotto aspetti misteriosi. Oggi, nella prima lettura presa dal secondo libro dei Re, un tale portò dei pani d'orzo al profeta Eliseo. Erano 20 pani, non sufficienti per 100 persone, ma lui disse al suo servo: «Dalla a tutti, perché la parola di Dio è questa. Ne mangeranno e ne avanzeranno». Così avvenne. La parola di Dio è più potente di ogni cosa e crea i pani. Così nel Vangelo Gesù dà un segno grandioso, ma i segni sono segni, non è ancora l'Eucaristia, ma parla evidentemente come segno di Eucaristia. Gesù dice agli apostoli, in particolare Filippo, forse molto semplice: «Ma come facciamo a sfamare tutta questa gente?» Erano circa 5.000 uomini che lo seguivano e erano saliti sulla montagna. Gesù guarda, alza gli occhi e si commuove per tanta gente che ha fame della parola di Dio, ma anche fame dell'ordinario pane per sussistere. Filippo dà una sua risposta: «Neppure 200 denari sono sufficienti per dare un pezzo a ciascuno». Un altro apostolo, Andrea, fratello di Simon Pietro, dice semplicemente, ma con più intuito, tutto carismatico: «C'è qui un ragazzo, ha 5 pani d'orzo, 2 pesciolini, la sua merenda, ma che sarà?» Gesù prende lo spunto da questa donazione minuscola per benedire, alza gli occhi al cielo e distribuisce questi pani, questi pesci, e tutti vengono sfamati. Anzi, alla fine dà un ordine ai suoi santi apostoli dicendo: «Raccogliete tutti i pezzi, nessun pezzo vada perduto». 12 ceste di pani avanzati, secondo il numero dei santi, 12 apostoli. Dio sfama e, prevedendo divinamente come nutrire di lui il mio sangue, vera bevanda, il mio corpo, vero cibo, uniti alla sua divinità, al suo cuore divino, alla sua umanità ormai divinizzata. Dopo il sì di Maria, il Verbo si è fatto carne e lei è questo piccolo seme che è un pane, viene gestito dalla madre per essere dono per tutti. La madre lo nutrirà agli inizi con il suo sangue virginale, poi con il suo latte virginale materno, poi con il suo pane fatto in casa lo farà crescere. Nell'Eucaristia noi abbiamo tutto questo. E pane di vita, Gesù con noi, nello stesso tempo pane che è stato impastato nel grembo della Vergine Madre. Ogni mamma dà nutrimento e ancora oggi in tutti i santuari del mondo, particolare quelli mariani, si dà il pane eucaristico, la comunione con Gesù, perché senza questo pane che è di vita eterna noi non entreremo in paradiso. Noi prima dobbiamo fare un sol corpo, un solo spirito, una sola fede, gridando Abba Padre, come dice San Paolo nella seconda lettura di oggi, presa dalla lettera agli Efesini.
e ci esorta a vivere con questa unità di spirito nella pace, con umiltà, dolcezza e animo grande, per amare tutti, amare principalmente Dio nostro Padre, attraverso il cuore della Vergine Madre, nutrendoci del pane eucaristico per essere e nel tempo e nell'eternità in Cristo, in Dio, il Verbo di Dio che si è fatto carne, si è congiunto a noi e ogni corpo, ogni carne viene santificato attraverso l'Eucaristia prima di giungere alla pienezza del Regno nei Cieli. Vergine del pane di casa, pane eucaristico, pane Gesù, Vergine Madre di Gesù e nostra, benedici con la pienezza della grazia tutti noi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E nel nome tuo dolcissimo, o Vergine Madre del pane di vita. Pace e bene a tutti.